Ciao a tutti ragazzi, sono Ricky, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, nuova tipologia di video. Volevo raccontarvi qualche cosa che ha lasciato il segno nella storia della chiesa e nelle possessioni, ovvero l'esorcismo di Emily Rose. Non so se questa tipologia di video vi può piacere, lasciate giù nei commenti, in caso posso farne altri. Per questo video sono andato a cercare la vera storia dell'esorcismo, con delle presunte reali registrazioni catturate durante gli esorcismi. Annalise Mitchell nacque in Germania nel 1952, in una famiglia strettamente cattolica. All'età dei 16 anni venne colta da forti convulsioni e le venne diagnosticata l'epilessia. Nonostante ciò, riuscì a finire gli studi e ad iscriversi all'università. Nel 1970 soffrì di un secondo forte attacco epilettico e venne portata in un ospedale psichiatrico. Qui, nello stesso anno, soffrirà di un terzo forte attacco e i dottori le prescriveranno per la prima volta un farmaco contro le convulsioni. Il farmaco non ebbe effetti rapidi e Annalise cominciò a vedere facce demoniache. I medici le prescrissero allora un altro forte farmaco contro la psicosi e la schizofrenia. Nel 1973 cominciò ad avere allucinazioni e sentire voci che le dicevano: marcirai all'inferno. Ragazzi, questa è una cosa veramente inquietante. La ragazza decise allora di recarsi a un pellegrinaggio con un'amica di famiglia. Quest'ultima, vedendo che Annalise non riusciva a camminare vicino ai crocifissi, dedusse che fosse posseduta dal diavolo. La famiglia di Annalise così cominciò a convincersi della possessione e chiese a vari preti di compiere un esorcismo. I preti dissero però alla famiglia che gli esorcismi dovevano essere autorizzati dalla Chiesa e che servivano prove concrete. La famiglia era però convinta della possessione perché Emily dimostrò alcuni strani sintomi. Era aggressiva, era diventata autolesionista, beveva la propria urina e iniziò a mangiare insetti. La ragazza così finalmente incontrò un prete, Alt, il quale affermò che la ragazzina non sembrava epilettica. Decise quindi di fare pressioni affinché il vescovo locale autorizzasse l'esorcismo. Finalmente nel settembre 75 il vescovo autorizzò gli esorcismi e nominò come esorcista il prete Arnold Renz, chiedendo però ovviamente riservatezza totale del caso. La prima sessione dell'esorcismo cominciò il 24 settembre del 1975 e ce ne furono altre 66. Le frequenze con le quali avvenivano questi esorcismi era 1-2 volte a settimana e la famiglia quindi decise di interrompere la cura medica e affidarsi soltanto alla cura religiosa. Annalise morì il 1 luglio 1976. L'autopsia rivelò che Emily morì a causa di denutrizione e disidratazione. Ragazzi, alla sua morte questa povera ragazza pesava soltanto 30 kg. Immaginate lo stato e la sofferenza di questa povera ragazza. Voglio lasciarvi un paio di audio, i quali sembrano gli audio originali registrati al momento dell'esorcismo. Vi dico subito che sono abbastanza inquietanti. Ma la cosa sconcertante, la cosa più assurda, diciamo, è che questa ragazza fu posseduta da ben 6 demoni contemporaneamente. Demoni e non solo, perché a possederla furono anche personaggi storici importanti, come Nero, come Hitler addirittura, Caino, Fleischmann, che addirittura era un prete storico. E non solo, perché come ultimo, ma non ultimo, il terrificante Lucifero. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das sind mir leiden, das ist so, so leicht zu haben, wenn es dann wirklich schlimm wird. Falsch, Kind Gottes. Falsch, Kind Gottes.
mie Klötze. Alle mal mie Klötze. Oh, so ja, ne, will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon drei? Oh, wie. Was ist so eine Schmeiße? Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden. Die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere macht. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil da ist Gott. Dreifaltigen Geistes. Nein, befehle ich dir auszufahren und nie. Gegrüßet seist du, Maria. Du bist voller Bene ragazzi, anche questo video è terminato. Se questa tipologia di video vi può piacere, ripeto, lasciatemelo giù nei commenti, così so che ne devo fare altri. Anche per oggi ragazzi è tutto. Se questo video vi è piaciuto spolliciate su like, se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la famosa campanellina per non perdervi alcun video, alcun nulla sul CRI. Io vi aspetto al mio prossimo video e vi mando un bacione. Ciao!